È ormai chiaro che Snake Eye e Snake Eye Arching dominano e continueranno a dominare questo formato se Konami non fa qualcosa per fermarli. Quindi c'è bisogno per forza di una nuova banlist che colpiska questi due engine, giusto? Hello guys e bentornati in questa nuova banlist prediction. La scorsa volta con la banlist prediction di dicembre, troppe ne abbiamo azzeccate. Kelbeck e Agido, Isolde bannata. A uno Charvara, questa l'hanno messa a due, a uno Airlifter, altri Tappianta, la Desires, l'Orcust, l'Arpa Orcust, troppe cose abbiamo beccato, anche Floodgate, non questi, ma altri Floodgate hanno messo uno. Quindi vediamo se riusciamo a replicare comunque. E prima cosa, penso che questa banlist uscirà verso fine marzo, primi di aprile. La facciamo un mese prima perché sì, così vediamo. Prima si fa la banlist prediction, prima, non 2 giorni prima, dai. Se no, non ci credete, pensate che ho le informazioni interne Konami. Iniziamo un po' con vari deck. Purrely, lo reprintano, è assolutamente al sicuro, anche se Konami odia i deck con le torri. La reprintano a Rarity, non ha senso hittarla. Labyrinth, che avevo messo Big Welcome a 1, più che altro per quel periodo che ci sarebbe stato, con rollback, eccetera, ma per il momento non riesce a reggere il confronto con i Fire Deck, perché è forte per il grind game questo deck. Quindi non penso verrà hittato. Prima o poi verrà hittato, probabilmente Labyrinth, dopo che andranno a hittare pesantemente magari Firekin, questa roba qui, però per adesso può rimanere qui. Lo stesso vale per Runic, non sta combinando niente. Kashtira, io vedo un Ferry Raid 2, più che altro perché penso, spoiler, che questa banlist sarà un pochino deludente. Quindi hittare queste carte forti adesso, quando non sono troppo rilevanti, secondo me ci può stare. La metto a 2 giusto per abituarti all'idea di metterlo a 2. La Prosperity, che nella scorsa banlist avevo messo 1, per adesso secondo me è una delle poche carte, per assurdo, un'alternativa a budget per i player. Non penso verrà hittata. Penso la possano tenere. Prima o poi verrà hittata questa carta, non è adesso il momento. Super Poli, che prima o poi, non penso verrà bannata forse perché hanno fatto uscire Yubel, prima o poi andrà 1, molto probabilmente. Probabilmente non verrà colpita anche in questa banlist. Appunto, Yubel, escono i nuovi supporti sull'Ede il 24 aprile. E quindi passiamo ai Firking, passiamo ai Fire Deck, Snake Eye, eccetera. Che cosa possiamo hittare? Ho visto tanta gente che dice banniamo l'Incurivo, togliamo accesso all'Incuno, così Dark, eccetera, eccetera. È vero che l'Incurivo è il pezzo più forte, ma mi pare che vi dimenticate di Anima. Questa non penso proprio verrà mai hittata. L'Incurivo, lasciamolo lì bene dove sta. È fine, è forte perché dai, ti aiuta a doggiare le Entrap, però non è questo il problema. Banniamo la Promethean Princess. Perché? Perché è troppo forte. Extender che rientra, fa interruzione. Certo, è troppo forte. Però una delle poche carte future proof. Adesso è molto forte questa carta. Perché ovviamente ci sono dei fire deck estremamente forti. Ma in un meta in cui l'unico fire deck giocabile è Salamagna, va benissimo che esista questa carta nel meta. Non penso verrà mai colpita. È il simbolo di quest'anno. Non verrà colpita. Allora andiamo a colpire l'Engine Wanted. Mettiamo a uno la Wanted. Così abbiamo una consistenza, ragazzi. Escono altre robe Wanted. Tra l'altro, Konami ultimamente tende a toccare il meno possibile le carte in rarità alta, come le Secret. Cioè, se pensate per. Non hanno mai toccato le Secret 3x di archetipo. Negli ultimi anni, a parte, hanno fatto con Arisart che andava bannata per forza prima o poi, però non hanno toccato i pianeti per l'Ereno, per esempio, quando tira fortissimo Sprite Blu, non hanno toccato, sono andati più sulle Ultra. Dubito la Wanted verrà colpita. E allora andiamo, se vogliamo hittare Snake Eye Firking, andiamo sugli Snake Eye. Ed è giusto, è giusto. Snake Eye Asha 1 sarebbe un ottimo hit, se non fosse che il fuoco, ragazzi, tiene in piedi due dei set che sono usciti quest'anno. Ci saranno nuovi supporti Snake Eye. Non ha senso colpire questo, come non ha senso bannare l'Original, come non ha senso bannare il Flamberg, anche se sono hit che effettivamente ridurrebbero il potere di questi deck, ma sono, ragazzi, i deck che carriano i set quest'anno. Perché Konami dovrebbe darsi a zappa sui piedi? Perché dovrebbe punire i giocatori che hanno comprato, investito in questi nuovi set? Che messaggio dà? È ovvio che per chi non vuole spendere o non può spendere 800, 1000 euro per un deck meta, questa roba li può solo far contenti, ma
Konami deve incentivarti a comprare il prodotto, non può distruggerti così. Ehi Bonfire, ehi Bonfire, pensate ai Bonfire. Quindi l'unico hit che si può fare, secondo me, a questi deck è un hit indiretto. Indiretto che comunque gli fa parecchio male, che è Zelantis bannato. Zelantis bannato è una carta che non costa niente, è una carta che permette a questi deck di OTK con un minimo investimento di risorse. E tra l'altro, anche se non OTK, pulisce completamente la board. È impossibile riprendersi da uno Zelantis che risolve. Gli permette anche di giocare attorno a Super Poli, tra l'altro, questo deck. Quindi bannando Zelantis in un solo colpo limitiamo sia l'OTK potential tantissimo, può comunque OTKare, però non così, non così facilmente. Gli limitiamo anche i board breaker, perché è un board breaker enorme. Quindi secondo me questo è l'unico hit da fare per il momento. Poi in futuro parleremo del resto di Snake Eye, ma per adesso non si può assolutamente toccare questa roba qui. Non ha senso, non ha senso. Che possiamo andare a toccare in questa banlist? Secondo me i Floodgate. Adesso Skill Drain in realtà è quello meno problematico, però visto che abbiamo iniziato con Rivalità, Der Can Be, Gozen, possiamo continuare. Soprattutto secondo me il Floodgate più urgente da colpire è il Summon Limit. Questi qua, questi due qua, li potrebbero anche lasciare, anche Antispell. Summon Limit invece è la cosa più tossica che c'è, perché se non giochi un out di main deck non riesci a toglierlo, mentre adesso con la Fenice, con SP Little Knight, comunque l'antispell riesce a gestirla, invece Summon Limit è veramente, veramente, fa troppo male. Tra l'altro è uno dei pochi Floodgate retroattivi, no, forse è l'unico Floodgate retroattivo che esiste, quindi questo è quello che va hittato assolutamente. Poi, SP Little Knight, prima o poi secondo me andrà uno, però per adesso i mazzi che ne giocano più di uno, forse c'è solo Rescue S. A me mi sta bene che ne giochi due, tanto non viene giocato, probabilmente quando verrà hittato Hard Snake Eye, la roba tipo Ash, questa roba qui per minare la consistenza, e roba come Rescue S potrebbe ritornare a ribalta, magari mettere SP a 1 potrebbe essere un hit simpatico, in modo da colpire il deck, perché lo può utilizzare solo per proteggere la risoluzione del Turbulence, e non poi averne un altro come roba per rompere, come tool per rompere le board con mascherina eccetera, quindi non penso verrà hittato comunque per il momento. Possiamo però pensare, visto che è una banlist un pochino scarna, perché se ci pensate abbiamo messo solo 1, 2, 3 carte praticamente, questi qua li ho messi qui di contorno, si potrebbe pensare di bannare delle carte problematiche per il futuro, che magari adesso non stanno facendo granché. Quindi potrebbe essere Shifter, per esempio. Cioè, Shifter sta facendo granché, però Shifter è hitarlo adesso, quando siamo in un meta in cui è una delle poche carte che reggono i deck Fire King, forse non è l'ideale. Dweller potrebbe essere un'opzione, anche lui. Il Calamity, magari. Il Calamity, perché l'hanno già hittato nell'OCG. Tra un po' escono anche i nuovi supporti, quindi questa potrebbe essere una roba plausibile. Le robe più importanti probabilmente sono la Puppet Lock, e non dico di bannare Puppet, perché ragazzi, se voi dite bannate Puppet, non ha assolutamente senso. Puppet non verrà mai bannato, bisogna bannare il Sanctifier. Non dico che succederà adesso, ma se non succede adesso, succede alla prossima banlist. È veramente malsana come meccanica quella evocare sul terreno d'avversario. Se banni Puppet ci sono migliaia di altri target, c'è Ido, c'è il discendente Ira, mi sembra si chiami, ci sono tante lock che puoi fare, quindi se devono hittare questa roba qui, hittano il Sanctifier. E Branded, ragazzi, gioca anche senza, non ha bisogno di questa roba qui, è un deck comunque forte, quindi lo puoi colpire in questo modo. L'altra carta che secondo me è urgente bannarla è la Beatrice, che adesso non sta facendo granché, per carità, solo TR l'abusa un pochino, però il fatto di trasformare due livelli 6 in una lock malsana come quella di Rollback più la trappola Mayakashi, quindi mandare nel tuo turno Rollback, il turno avversario Mayakashi, e non farli evocare praticamente per il resto del turno, è veramente veramente brutta. E questa è una delle robe, uno dei problemi che presso non è prevalente perché si giocano praticamente solo Fire Deck, però che diventerà un problema grosso. E secondo me questa può essere una buona occasione per liberarsi di Beatrice. E poi che ci potrebbero dare indietro? Engage,
L'hanno fatto anche in OGG, escono i nuovi supporti, è molto probabile. Potrebbero darci un secondo misto, per esempio, o comunque per supportare Dino, magari Diagram, la terreno dei True King, potrebbero ridarcela come hanno fatto in OGG. Una di queste due cose per dare qualche supportino a Dino potrebbe essere simpatica. E per ultimo, è un più un mio desiderio che qualcosa che penso che succederà, è il Gamma 3. Hanno reprintato il driver Lambda in BLC1, che è una roba un pochino a caso. Mi piacerebbe rivedere Gamma per avere una risposta a Droll, a Shifter. Voglio che la gente abbia paura di fare Shifter in Drowface, ecco, questo mi manca, questo mi manca. Non penso succederà, però sarebbe davvero davvero bello. E niente, questo è quanto ragazzi, questo è il ban più probabile secondo me, questa qui è la roba più probabile su questa striscia qui, secondo me ci sono le cose più probabili, penso sarà una balista veramente veramente piccolina. Uno o due tra questi tre secondo me potrebbe succedere, appunto perché la gente non sarà contenta. Non sarà contenta di Snake Eye Fire King e ne escono solo con un ban di Zelantis. Quindi ci vuole qualcos'altro che uno dice, vabbè, perlomeno non c'è più Puppet Rock, perlomeno non mi devo più preoccupare della Beatrice che con Rollback e Mayakashi, perlomeno. Un contentino ci vuole. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, cosa pensate che verrà bannato, cosa vorreste invece che venga bannato, scrivetemelo qui sotto nei commenti, mettete like, iscrivetevi, comprate a Fantasia col codice sconto Game5 utilizzando il link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.